Eccomi qua, grazie mille Antonello e buon pomeriggio a tutti. Io mi presento, sono Claudia Canuti, sono ingegnere e dottoranda al terzo anno della Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno e quindi sono felice di poter continuare questa giornata di PhD Research Talks con un seminario sulla valutazione della vulnerabilità sismica e del rischio sismico, andandoci un po' a focalizzare sul patrimonio culturale. E per fare questo lo facciamo appunto insieme ai miei due ospiti, al professor Giuseppe Brando e all'architetto e dottoranda Giorgia Cianchino, che innanzitutto ringrazio per essere qui e vorrei un secondo presentarvi. Il professor Brando è professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, dove è titolare dei corsi di tecnica delle costruzioni e costruzioni metalliche. E attualmente svolge attività di ricerca su strutture metalliche, ma anche sul comportamento sismico di strutture in muratura, con particolare riferimento a quelle che fanno parte del Cultural Heritage. E inoltre si occupa di protezione sismica di edifici in cemento armato, acciaio e muratura attraverso l'utilizzo di dispositivi speciali. E su questi temi, su queste tematiche, è autore di più di 150 lavori su riviste indicizzate, libri e monografie a diffusione nazionale e internazionale e proceeding di conferenze. E è responsabile, ed è stato anche in passato responsabile appunto di unità di ricerca nell'ambito di diversi progetti, tra i quali il progetto di ricerca ReLUIS, dove siamo anche noi di Unicam presenti. Ed svolge inoltre anche attività di revisione per rivista ad alto impatto ed è associate editor di due di queste. E mentre Giorgia Cianchino è architetto, si è laureata in architettura con lode presso l'Università degli Studi d'Annunzio, dove si è occupata di vulnerabilità sismica delle chiese Atrenavate nell'Abruzzo Citeriore. Attualmente è dottoranda presso lo stesso dipartimento del professor Brando e ha svolto comunque sempre attività riferite alla vulnerabilità sismica, ma anche al rischio sismico a scala nazionale. E attualmente appunto si sta occupando di metodologie per la valutazione sismica a larga scala dei beni culturali. E anche lei collabora con l'unità di ricerca coordinata dal professor Brando al progetto ReLUIS, quindi grazie mille per essere qui, visto che siamo, insomma, siete dei relatori molto affini ai temi che andremo a trattare. E, altre due parole, poi non vi rubo altro tempo. Diciamo che oggi andremo a trattare il tema come dicevo inizialmente, della vulnerabilità sismica e del rischio sismico, con un intervento prima dei miei ospiti, poi con un mio intervento e poi successivamente, alla fine, faremo un dibattito su queste tematiche, un dialogo anche insieme al professor Dall'Asta, che penso che stia arrivando perché aveva lezione, quindi insomma aveva, ecco, i tempi così stretti. E quindi ci focalizzeremo soprattutto sul patrimonio culturale per la sua importanza che riveste sia a livello artistico ma anche per le comunità locali, visto poi la numerosità sul territorio italiano e non solo. Quindi non vi rubo altro tempo, vi ringrazio nuovamente e vi lascio la parola. Grazie mille. Sì, buonasera innanzitutto, spero che si senta bene. Sì, si Questa sente bene. è la prima volta che uso questa piattaforma, quindi mi dovete dare un margine di manovra per iniziare. Però prima di iniziare, intanto Claudia, vorrei ringraziare te come professor Dall'Asta per questo invito. Un invito molto gradito, non è la prima volta che partecipo ad eventi organizzati da Camerino, in particolar modo dal professor Dall'Asta, dal professor Zona e dal professor Leoni, ed è sempre un piacere tornare, tanto più per insomma, degli eventi come il genere sono molto interessanti, non vi nascondo che ve li copierò, insomma, e li porterò in format, è molto interessante oggettivamente per i dottorandi, tant'è che, come ben sai, perché dal primo scambio di mail che ci ho tenuto a fare questo, insomma, subito coinvolto la mia dottoranda sperando di creare subito questa rete. Non vedo il professor Dall'Asta, vedo il professor Leone che ringrazio Sì. tantissimo per fare gli onori di casa. Quindi, diciamo, professor Leone, ormai io abito nelle Marche, ormai lo vedo sempre ogni sera in televisione.
mi accompagna a dormire, perché avete questo bellissimo mezzo di diffusione delle vostre attività, insomma, e quindi io da non marchigiano che abito nelle Marche, apprezzo molto, va bene. Presento, vediamo un attimo se riesco. Allora, se faccio questo vedete la presentazione, ok? Faccio così. Eccolo qua, comunque si è connesso, visto il professor Dall'Asta, quindi... Ah, perfetto, allora lo saluto, l'ho già ringraziato, lo ringrazierò poi alla fine. Allora, non so se vedete la modalità del relatore o la modalità presentazione in questo momento. Vediamo la presentazione. Perfetto, allora posso iniziare. Allora, ho dato a questa presentazione un titolo molto generico, che però diciamo racchiude effettivamente ciò che negli ultimi anni all'interno di alcuni progetti, poi spiegherò meglio come nasce questa attività, all'interno di alcuni progetti il gruppo di ricerca di cui faccio parte effettivamente in questi ultimi anni ha iniziato a lavorare. Quindi il titolo è Valutazione a scala regionale della vulnerabilità sismica di Chiese. La tematica è abbastanza nota, giusto per chi non ha molta dimestichezza col concetto di rischio. Voi sapete che il rischio ha tre, senza entrare troppo nello specifico, usando paroloni che non so se diciamo sono nel bagaglio di alcuni di coloro che stanno partecipando a questa giornata. Riassumo la questione: solitamente il rischio sismico dipende da tre fattori, la pericolosità sismica, ossia detto come se fossimo al bar, l'attitudine di un certo sito ad avere terremoti di una certa intensità con un certo periodo di ritorno. Intensità che oggi diciamo le mappe di pericolosità sismica ci indicano al variare il periodo di ritorno individuando delle probabili accelerazioni al sito, al suolo che possiamo avere. E, come sapete, il territorio italiano diciamo uno dei territori che presenta una sismicità medio-alta, sicuramente non altissima, medio-alta, in particolar modo che interessa tutta la dorsale appenninica. Parlando, come dire, a una platea che in ogni caso o marchigiano che comunque frequenta le Marche, so di parlare in qualche modo, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, di corda in casa dell'impiccato, perché appunto diciamo Umbria e Marche 1997, Centitrada 2016, il territorio, l'area di cui stiamo parlando, ha avuto sostanzialmente due terremoti significativi nel giro di 20 anni, quest'ultimo nel 2016 particolarmente importante, sia in termini di intensità ma soprattutto di estensione del cratere. E quindi è una tematica che interessa un territorio che, passo al secondo aspetto, al secondo fattore, che presenta un'elevata esposizione, ossia in termini di beni che possono essere persi a seguito di un terremoto, in particolar modo con riferimento ai beni culturali, perché sappiamo che l'Italia oggi insieme alla Cina è il paese con più siti UNESCO intesi come patrimonio dell'umanità che vanno preservati. Al di là dei siti UNESCO, che questo ci dà una misura dell'importanza dei beni culturali nel nostro territorio, sappiamo bene che soprattutto nella zona che vedete più marcata nella prima mappa c'è una problematica che riguarda i centri storici, le chiese, beni non necessariamente classificabili come UNESCO, ma che comunque rappresentano dei beni vincolati e tutelati, soprattutto di grande importanza, e la cui perdita potrebbe portare delle conseguenze irrimediabili sia per il bene stesso sia per i contenuti ovviamente di quel bene in termini di opere d'arte o in termini di altri beni contenuti all'interno. E, anche dal punto di vista sociale, perché solitamente i beni culturali rappresentano l'identità di un territorio,
rappresentano come quel territorio si è formato, e chiaramente un terremoto che porta alla loro perdita potrebbe rappresentare una ferita indelebile. Per capire come questi beni sono più o meno, hanno un'attitudine più o meno spiccata a danneggiarsi, a crollare o a non danneggiarsi durante un terremoto, quello che dobbiamo fare, appunto, diciamo, è studiarne la vulnerabilità. Quindi avete già capito da questa breve descrizione che la pericolosità è un tema che riguarda molto di più i geofisici più che gli ingegneri. L'esposizione riguarda tante figure, coloro che si occupano di storia dell'arte, coloro che si occupano appunto anche di questioni tecniche, di questioni economiche. La vulnerabilità invece è un tema che è proprio delle attività che rientrano nel novero delle attività di ingegneri e architetti, e quindi è questo di cui oggi andrò a parlare. Devo dire che, ecco, io diciamo, come dire, parlo in, tra virgolette, in un territorio, lasciatemelo dire, virtualmente, in cui c'è una scuola di acciaisti molto importante, che poi a seguito del terremoto del 2016 in qualche modo si è venuto a gioco forza, a diventare anche con altre attività riguardante gli edifici in muratura, i beni culturali, i centri storici, gli edifici in cemento armato da recuperare. E questo è più o meno quello che è successo a me nel 2009. Cioè, io nasco come acciaista, appartenevo a un gruppo di ricerca che era totalmente focalizzato sull'acciaio, ma appartenevo sostanzialmente a un'università che, dopo il terremoto del 2009, il terremoto dell'Aquila, è stata sequestrata dalle proprie attività, allontanata dalle proprie attività e coinvolta mani e piedi sulle attività della ricostruzione. La mia università al tempo fu coinvolta in tantissimi piani di ricostruzione, e all'interno di quei piani di ricostruzione, oltre altre varie attività, e all'interno di quei piani di ricostruzione abbiamo cercato in qualche modo di tirar fuori anche qualche attività di valore scientifico che ci potesse permettere, insomma, di essere coinvolti in alto, al di là, appunto, come dire, dello spirito di servizio, anche avendo cuor leggero rispetto ai nostri doveri, appunto, di ricerca. E quindi in quel terremoto cominciamo a studiare la vulnerabilità di edifici, però cominciamo a prendere il problema, come si vuol dire, dalla scala, dal punto di vista della larga scala. Cioè cominciamo a individuare la vulnerabilità dell'edificio non come propensione a danneggiarsi sotto una determinata domanda sismica di un singolo edificio, di una singola chiesa, di un singolo palazzo, bensì appunto andando a ragionare direttamente su scala urbana o su scala regionale, andando a cercando di capire sostanzialmente qual era la propensione territoriale ad avere determinati danni, danni attesi, piuttosto che ragionare sulla una fattispecie specifica. Per cui, come dire, abbiamo differenziato le nostre attività ragionando di chiese, palazzi, torri e altri manufatti. Voi vedete qua che, diciamo, al 28 gennaio 2010, il terremoto del 2009, il patrimonio monumentale abruzzese, chiese e palazzi sostanzialmente sono risultati molto danneggiati, circa 1000 chiese, circa 700 palazzi, e quindi la nostra attività, al tempo guidata dal professor De Matteis, che era professore all'Università di Chieti Pescara, adesso sta all'Università della Campania, sostanzialmente è stata tutta indirizzata a valutare questi beni. Quando si effettua una valutazione a larga scala, come, diciamo, ormai le linee guida italiane ci indicano, noi lo possiamo fare secondo tre livelli, diciamo così, di approfondimento. L'LB1, che è la cosiddetta valutazione di sicurezza a scala territoriale, è quella di cui vi sto parlando poc'anzi. LB2 è una valutazione da adottare, sul singolo manufatto in presenza di interventi locali in zona limitata per caratterizzarne
la risposta sismica, soprattutto in termini di macroelementi, e tra poco capiremo di cosa parliamo. L'LV3 invece è quando dobbiamo valutare il manufatto con l'ottica di attuare degli interventi che incidono in maniera significativa sul funzionamento strutturale, e queste valutazioni spesso e volentieri hanno la necessità di far riferimento a modelli molto più sofisticati, quale ad esempio il modello degli elementi finti, come questo di questa chiesa, che di cui poi discuteremo. La nostra attività, questi tre livelli di valutazione non sono da vedere in alternativa l'uno all'altro, anzi, tuttavia, diciamo, quando si fa una valutazione a larga scala, ciò che solitamente si fa è partire da una valutazione molto più approssimata e rozza, che quella dell'LV1, per poi trovare delle conferme o degli approfondimenti tramite valutazioni via via più approfondite, LV2 e LV3. Questo è evidentemente dovuto al fatto che l'onere, diciamo così, computazionale, l'onere in termini di analisi e lo sforzo analitico che bisogna fare con LV2 e soprattutto con LV3, non permette di ragionare troppo sulla larga scala, perché altrimenti sostanzialmente si inizia un'analisi ma non si finisce mai. Ecco perché si inizia solitamente con l'LV1. E con riferimento alle chiese, dopo il terremoto dell'Aquila, sostanzialmente abbiamo cercato di, a valle dell'osservazione del danno che su queste chiese era stato effettuato, cercato di capire, in particolar modo, se i modelli che in qualche modo erano utilizzati in Italia e che erano dei modelli che nascevano a valle del terremoto delle Marche, soprattutto Marche Umbria, sostanzialmente si adeguavano bene, appunto, diciamo, a quelle che erano le caratteristiche dal punto di vista della consistenza, dal punto di vista dei materiali, dal punto di vista dei possibili meccanismi delle chiese presenti in Abruzzo. E sostanzialmente abbiamo condotto delle osservazioni su tutto quello che era praticamente il cratere dell'Aquila 2009, che era in gran parte coperto da due diocesi. Abbiamo diviso, diciamo, il territorio in diocesi, trattandosi di chiese, due diocesi praticamente, che erano le diocesi di Sulmona Balba e le diocesi dell'Aquila. Un campione di chiese, quasi 70 chiese, che sostanzialmente ha permesso di individuare danni molto differenziati tra loro a fronte di scuotimenti sismici alla base altrettanto differenziati tra loro, e che quindi ci ha permesso di fare una valutazione ampia dell'affidabilità dei modelli proposti e poi, come è accaduto, eventualmente di intervenire con delle correzioni. Come vedete in questa slide, l'intensità macrosismica che è stata osservata in questo territorio è abbastanza, diciamo, il range di intensità macrosismica è abbastanza largo, va dal grado 5 della scala MCS alla scala 9, e quindi i danni osservati, appunto, ovviamente sono molto differenziati, e questo ci ha permesso di fare delle valutazioni molto interessanti. Ecco, questi sono i due territori di cui vi parlavo. Ovviamente, quando si fa un'analisi del genere, è importante, come dire, mettere in campo uno sforzo iniziale per interpretare i beni, il campione con cui andiamo, che vogliamo trattare, e i beni sostanzialmente che lo compongono. Per cui è necessario fare delle valutazioni territoriali, per esempio, per quanto riguarda la sismicità della zona. Ad esempio, come vedete qua in basso, andando a individuare le faglie, quelle attive, quelle non attive, quelle attive e capaci, e capire effettivamente se ci sono stati anche storicamente dei terremoti che hanno influenzato la costruzione di quelle chiese, e soprattutto, un fattore molto importante, le stratificazioni che quelle chiese hanno visto durante la loro vita. Cioè, ci sono chiese medievali che durante il corso dei tempi hanno subito diverse trasformazioni. Queste trasformazioni sono state in gioco forza più accentuate nel momento in cui storicamente
ci sono stati dei terremoti. Questo ci ha indirizzato anche a capire quali erano, come dire, i periodi cruciali dal punto di vista delle trasformazioni delle chiese con cui avevamo a che fare, e quindi trarne alcune considerazioni che poi ovviamente hanno delle ricadute in termini di comportamento strutturale. Ovviamente ci vuole un'interpretazione del comportamento proprio della muratura intesa come materiale. Quello che si nota quando si fa un'analisi del genere è che a seconda della zona territoriale in cui ci si trova, il materiale utilizzato e anche le tecniche costruttive, che sono molto importanti nel determinare il comportamento del materiale stesso, sono molto diverse da loro. Per esempio, ecco, l'esempio principale, in una regione come l'Abruzzo, in cui abbiamo una zona montagnosa, diciamo molto lontana dalla costa, e una zona costiera in cui sostanzialmente venivano prodotti tramite fornace, appunto, diciamo, dei blocchi, dei mattoni, in buona sostanza, con cui costruire le chiese, il comportamento materico è molto diverso. E quindi un'indagine anche per vedere dove stavano le cave da cui veniva estratto il materiale è molto importante per capire più o meno come nel territorio questo campione può comportarsi in maniera differenziata, appunto, diciamo, a seconda di queste caratteristiche. Come vi dicevo prima, è importante capire come le chiese si sono stratificate, se si sono stratificate. Ad esempio, nel territorio abruzzese noi avevamo individuato tre tipologie molto diverse tra di loro, le cosiddette tipologie di impianto medievale, le tipologie di impianto post-medievale / barocco, e delle tipologie ibride che, a causa, appunto, diciamo, anche di eventi sismici occorsi durante la loro storia, hanno subito diverse trasformazioni. E come abbiamo visto successivamente, andando ad analizzare il campione, sostanzialmente questo ha portato a individuare tre classi di edifici che dal punto di vista sismico si comportano in maniera, diciamo, abbastanza diverse, a tal punto che, se uno vuole, potrebbe ad esempio individuare tre classi di vulnerabilità diverse per capirne il comportamento in maniera separata. Come chi si occupa di questo argomento sa, in Italia ci sono delle linee guida sui beni culturali, e in particolar modo per le chiese vengono individuati 28 meccanismi di collasso. 28 meccanismi di collasso che solitamente in un'analisi di ricognizione del danno abbiamo fatto un po' tutti, anche dopo il terremoto dell'Italia, del centro Italia, vengono classificati in ragione dell'estensione e della severità del danno occorso. Sono meccanismi di collasso che riguardano sostanzialmente 9 macroelementi in termini di facciata, colonnato, facciata nel piano e fuori piano, volevo dire, cupola, pareti laterali, coperture, archi e volte e campanili. E come vedete alla destra della slide, sostanzialmente, ad esempio, il primo macroelemento può essere coinvolto nel primo, decimo e sedicesimo meccanismo dato alle linee guida, la facciata nel piano dal secondo, terzo e quarto, i muri laterali sesto, undicesimo, diciottesimo e venticinquesimo, e via discorrendo. A seguito del terremoto dell'Aquila, sostanzialmente abbiamo cercato di classificare il danno ottenuto dalle chiese per andare ad analizzare le frequenze. Come abbiamo fatto anche a seguito del terremoto del centro Italia, anche lì abbiamo usato le solite schede fornite dalla Protezione Civile e dal Ministero dei Beni Culturali, che ci hanno permesso di assegnare dei punteggi a quel danno di ogni macroelemento è associato ad ogni meccanismo a seconda, appunto, della severità e dell'estensione. L'abbiamo fatto tramite un valore di piccolo k, che poi, combinato secondo questa formula, in cui il rho sono praticamente dei fattori che tengono conto dell'importanza del meccanismo sul comportamento strutturale della struttura, ci ha permesso di individuare, appunto, un indice di danno id, che poi abbiamo correlato a un indice globale delle chiese, un pochino per essere coerenti con ciò che solitamente si fa con gli edifici. Qua vedete una breve descrizione
questi livelli di danno, che altri non sono che stati limite che sono previsti appunto, diciamo, per i beni analizzati, che possono essere superati oppure no. Quello che ci interessa a seguito di un terremoto, a seguito dell'osservazione dei danni provocati dal terremoto, è vedere questi livelli di danno, questi stati limiti, con che frequenza sostanzialmente si sono presentati. E allora possiamo vedere che, con riferimento al nostro campione, e in particolar modo, cosa che non ho detto ma che è molto importante, con riferimento alle chiese a tre navate che fanno parte di quel campione, perché tra tutte le chiese abbiamo scelto le chiese a tre navate che hanno dal punto di vista architettonico un'importanza maggiore, e su questo tornerò, le frequenze sostanzialmente sono quelle che vedete rappresentate in questo istogramma, da queste barre grigie, appunto, diciamo, verticali. Quello che si è osservato, ma che in realtà non è nulla di nuovo, perché in realtà è un risultato che quantomeno per gli edifici è noto dall'82 con i primi studi di Braga e Liberatore, ma che poi successivamente è stato confermato anche per le chiese, sostanzialmente la distribuzione delle frequenze diciamo, osservate può essere ben interpretata con un margine di errore che è ovvio, appunto, diciamo, attraverso la cosiddetta distribuzione binomiale, che è una funzione probabilistica che vedete appunto, diciamo, rappresentata qua, e che tutto sommato, quantomeno come andamento, ovviamente stiamo parlando in termini di stima, non in termini appunto di valutazione precisa, è una formula matematica, può effettivamente cogliere in maniera diciamo attendibile il danno che abbiamo osservato. Questo che cosa significa? Che se non ci fosse stato il terremoto e se fossimo stati in grado di individuare i parametri che caratterizzano appunto questa funzione probabilistica, sicuramente avremmo avuto appunto, diciamo, come dire, la possibilità di prevedere il danno che poi effettivamente è occorso. E questa è una cosa importante, perché vuol dire che questa appunto distribuzione binomiale può essere in qualche modo appunto usata anche in altri contesti, con beni simili ovviamente, non colpiti da terremoto, ma sui quali vogliamo attuare delle misure di prevenzione in vista di eventi sismici futuri. Bene, da cosa dipende questa binomiale? Dipende, intanto questa è l'espressione, dipende sostanzialmente da un unico parametro, Md, che rappresenta sostanzialmente il danno medio, diciamo, osservato, se stiamo ragionando su una distribuzione binomiale sulla base di dati già presenti, o sul danno medio che prevediamo laddove invece questo tipo di formulazione viene usato per prevedere il danno. Oltretutto, quello che abbiamo osservato è, sempre con i dovuti margini di errore, che questa distribuzione binomiale, che oltretutto il terremoto del centro Italia abbiamo visto che diventa sempre più affidabile e tanto più ampio diventa il campione, sostanzialmente, appunto, diciamo, potrebbe essere anche utilizzata laddove al posto di grande zero, consigliamo il di piccolo, diciamo, a cui facevo riferimento prima, per interpretare appunto il danno non dell'intero manufatto, bensì dei singoli macroelementi che lo compongono. E questa è anche una cosa importante, perché sapendo questo siamo in grado anche di capire su quali macroelementi intervenire in funzione dei meccanismi che possono verificare. E allora, che cosa abbiamo fatto a seguito del terremoto dell'Aquila? Abbiamo cercato di capire se le formulazioni attuali per risalire, per andare a prevedere questo danno medio è presente in letteratura, possono essere considerati affidabili appunto, diciamo, per le chiese che formano il campione che noi stessi abbiamo analizzato. E per fare questo siamo passati sostanzialmente dalla valutazione di un indice di vulnerabilità, che è quello fornito dall'indice sui beni culturali e che vedete sulla destra, dove VKI e VKP sono degli indicatori relativi ai fattori che incidono sulla fragilità e sugli elementi di protezione, cioè quelli che mitigano la vulnerabilità sismica, mitigano la fragilità appunto per ognuno dei singoli meccanismi. I ROK sono gli stessi che abbiamo visto poc'anzi, andando a individuare appunto questo indice di vulnerabilità,
e estendendolo su tutte le chiese, siamo in grado appunto di capire qual è sostanzialmente la propensione della singola chiesa, al di là del danno occorso. Stiamo uscendo appunto da quest'ottica di vedere il bene danneggiato, ma lo stiamo vedendo come se non fosse danneggiato e come se dovessimo prevederne appunto la vulnerabilità. Tramite questi indici di vulnerabilità appunto siamo andati, abbiamo capito quale delle chiese, a seconda della propria fattura, a seconda delle caratteristiche meccaniche, fisiche, geometriche della chiesa stessa, presenta più o meno una più alta o più bassa vulnerabilità. Queste sono tutte le chiese che abbiamo analizzato, non so se è il computatore, ecco, queste sono tutte le chiese che abbiamo analizzato. Come vedete abbiamo una forte variabilità da 0,4 sostanzialmente a 0,7 degli indici di vulnerabilità. Per assegnare questi indici di vulnerabilità abbiamo introdotto noi, in questo caso, dei criteri basati sulla definizione dei tre coefficienti, su quelli non mi dilungo per ragioni di tempo, però abbiamo dato delle regole, diciamo, abbastanza stringenti. Noti questi 28 indicatori, definito l'indice di vulnerabilità, appunto, diciamo, siamo andati a vedere come questo indice di vulnerabilità viene trattato dalle formule normative, dalle formule di letteratura, per prevedere il danno, per prevedere appunto il danno. Tra l'altro, breve parentesi, oggi noi sappiamo che la pandemia viene gestita ad indicatori, 21 indicatori, come vedete, diciamo, sono metodi che poi vengono applicati appunto anche in altri contesti per altre emergenze. Quindi non ci siamo inventati nulla di nuovo, così come oggi non si inventano nulla di nuovo con un sistema di indicatori che è direttamente collegato al rischio, in questo caso pandemico. Bene, come dicevo, la formula di letteratura che abbiamo preso in considerazione è una formula che è stata molto utilizzata a seguito del terremoto di Marche Umbria dalla Commissione Protestante, che risale a un lavoro degli anni, nei primi anni 90, di due rumeni, Sandy e Floriser, che sostanzialmente dicevano, bene, per prevedere il danno medio che poi ci serve per prevedere il danno in termini di patrimoniale, puoi utilizzare appunto questa formulazione qui, 2,5 per 1 più tangente iperbolico di I inteso come intensità macrosismica, anche qui qualche critica di niente parla, più 3,475 in B, meno 8,9 fratto 3, e sostanzialmente andando a diagrammare appunto, diciamo, questa formulazione in funzione dell'indice di vulnerabilità, andiamo a trovare, considerati gli indici di vulnerabilità che noi abbiamo assegnato alle nostre chiese, sostanzialmente questa linea grigia continua. Considerando poi gli scarti quadratici medi degli indici di vulnerabilità rispetto appunto, diciamo, al valore medio degli indici di vulnerabilità trovati, abbiamo anche questo fuso che rappresenta un po' l'incertezza sulla diciamo, valutazione che abbiamo nel considerare un indice di vulnerabilità medio direttamente in questa forma. Bene, in considerazione appunto, diciamo, del danno che abbiamo osservato, quello che abbiamo notato è che il nostro danno medio, andando a considerarlo per diversi valori di intensità macrosismica, si discosta non di molto, ma si discosta abbastanza appunto dalla formula utilizzata in precedenti lavori di letteratura. Questo perché oggettivamente il campione che noi abbiamo considerato è molto specifico, cioè sono chiese tutte a tre navate, tutte appartenenti a un'area territoriale molto ristretta, laddove invece i precedenti lavori si andavano appunto, diciamo, a riferire a campioni molto più ampi che facevano sostanzialmente riferimento appunto a, a tipologie molto diverse tra di loro, quindi è uno scostamento in qualche modo ci aspettavamo. Quello che abbiamo fatto è vedere come variare appunto questa formulazione, quindi rispettosi della formulazione di normativa, siamo andati a vedere come cambiare questa formulazione, tenendo conto anche del significato fisico di questi campioni, per trovare una nuova formulazione da considerare per il nostro campione, non necessariamente, o per campioni simili al nostro, non necessariamente per altri campioni, se questi differiscono di noi. In buona sostanza siamo andati a vedere che effettivamente il valore che era stato assegnato precedentemente per il fattore beta, che è un valore pari a 3,
e che sostanzialmente si riferisce alla pendenza, appunto, diciamo, della la curva che ci fornisce il danno medio, che è un parametro che misura la duttilità sostanzialmente appunto del bene, poteva andare bene perché il sommato questa pendenza era praticamente simile a quella che avevamo trovato noi. Laddove invece bisognava variare i valori alfa e gamma, perché ovviamente, diciamo, far variare alfa e far variare gamma significava avere degli scostamenti in termini di traslazione della curva. Siamo arrivati a individuare sostanzialmente questa nuova espressione, 2,5 per 1 più tangente iperbolica, tangente iperbolica di intensità più 6,2 V - 11 fattore vecchio, uguale alla precedente, se non per questi due coefficienti. E come vedete, in questo caso, appunto, diciamo, la nostra formulazione ben si presta, appunto, diciamo, a interpretare il danno che effettivamente è stato osservato a seguito di un terremoto. Giusto per dare una misura dell'errore che avremmo commesso prendendo in considerazione la formulazione di letteratura, questa è la differenza in termini di curve di fragilità. Sapete che la fragilità rappresenta la probabilità che un danno venga superato, un livello di danno venga superato in funzione dell'intensità. Questo sarebbe stato, appunto, diciamo, l'errore che avremmo considerato, che non è affatto trascurabile, prendendo le formulazioni da diciamo normativa piuttosto che da letteratura piuttosto le formulazioni proposte. Questo per dire che cosa? Facciamo una prima conclusione. Che le formulazioni molto usate in letteratura ancora oggi, usate soprattutto sulla base di questo famosissimo lavoro di Lagomarsino e Podestà, non devono essere viste come errate a valle di quello che ho detto, tutt'altro. In realtà quelle applicate a un campione larghissimo funzionano pure, e questo me ne sto accorgendo man mano che sto facendo delle analisi, stiamo facendo delle analisi a valle del terremoto del centro Italia. Ma se si comincia a scegliere un campione con caratteristiche ben distinte, limitato ai fini della valutazione degli indicatori, effettivamente è necessario fare delle valutazioni più diciamo dettagliati in qualche modo, quindi è importante che in letteratura si cerchino lavori come questo che vi ho presentato, che sostanzialmente si in qualche modo si fanno riferimento a delle particolari tipologie, appunto, che hanno delle particolari caratteristiche piuttosto che considerare le caratteristiche generali. Tanto per andare avanti e stringo perché il tempo è tiranno, noi abbiamo in qualche modo completato, diciamo, tramite applicazione di queste nuove formulazioni, le nostre analisi sulle chiese di tutto l'Abruzzo, quindi abbiamo effettivamente fatto diventare la nostra analisi un'analisi a scala regionale, applicando sostanzialmente le formulazioni che avevamo trovato, appunto, diciamo, con il terremoto dell'Aquila, applicandola anche in altre zone. Questa cosa, se avete capito quello che vi ho detto, non è una cosa, diciamo, che va bene per certi versi, perché come ho detto all'inizio, le chiese abruzzesi delle zone montagnose sono molto diverse da quelle delle zone costiere, per cui se vado ad analizzare, come ho fatto, la chiesa delle diocesi di Lanciano Ortona, che è una diocesi tutta affacciata sul mare, evidentemente compie delle zone. Ma là si può fare qualcosa, cioè si possono andare a chiamare gli altri livelli di valutazione, tra poco vi farò vedere qualcosa, per capire quanto l'applicazione di quelle formulazioni sostanzialmente è corretto o sbagliato per un altro campione di chiese, quale quella appunto di un'altra diocesi. Tanto più che dal punto di vista delle tecniche costruttive, le chiese non sono molto dissimili tra loro, lo sono solo dal punto di vista appunto del materiale, è dovuto al fatto, è dal fatto che man mano ci spostiamo sulla costa, si hanno zone che hanno una storia sismica meno intensa e quindi abbiamo meno presidi antisismici rispetto appunto alle chiese che hanno già subito i terremoti, che poi appunto, diciamo, hanno visto degli interventi successivi. Però questa valutazione, prima di passare ai livelli di valutazione successivi, è stata l'occasione per sperimentare una scheda che insieme a professor Donatelli, insieme a Giorgio Gianchino, che è qui con noi oggi, insieme ad altri,
sostanzialmente abbiamo creato per applicare questi metodi di valutazione, cercando di ridurre al minimo le incertezze che si hanno solitamente quando si vanno a segnare dei valori ai parametri e quindi agli indicatori che poi concorrono alla definizione del danno medio. Mi spiego meglio. Oggi gli attuali metodi dicono: bene, tu per conoscere l'indice di vulnerabilità dammi un punteggio sostanzialmente all'indicatore relativo alla fragilità e un punteggio relativo all'indicatore del presidio. Quindi il tecnico X, che è stato incaricato dalla diocesi, oppure diciamo il tempo di pace, sto dicendo, perché stiamo parlando di chiese non danneggiate, ma su cui vogliamo stimare la vulnerabilità, dal ministero, con la propria sensibilità va a dire: bene, ci sono delle catene, queste catene sono efficaci o meno, e dà un punteggio. Questa cosa ovviamente porta un incredibile carico di incertezza dietro, perché basta che cambia l'operatore da chiesa a chiesa e la valutazione può essere molto diversa. Allora, per sanare questo tipo di criticità, ci siamo inventati questa scheda, che abbiamo chiamato scheda macro, e che tra l'altro qualcuno sta cominciando a sperimentare anche all'interno del progetto Renuis, che sostanzialmente fornisce una scheda, diciamo, in formato elettronico, che partendo semplicemente da una descrizione nel bene, quindi dal rilievo, presenza, assenza di macroelementi, o dalle caratteristiche, per esempio ci sono catene al primo ordine, se ci sono catene trasversali, se ci sono catene in controfacciata, oppure se ci sono, diciamo, dei contrapporti o altre caratteristiche architettoniche, semplicemente rispondendo sì e no a varie domande che vengono fatte all'operatore, fornisce sulla base di una modalità omogenea di giudizio direttamente appunto il valore sia all'indicatore di vulnerabilità sia all'indicatore appunto relativo alla protezione. E questo è un bel passo in avanti, perché a questo punto un rilievo del bene, sostanzialmente andare a vedere se ci sono catene o meno, andare a vedere se la cupola è fatta in un modo o nell'altro, questa è una cosa che effettivamente qualsiasi operatore può fare senza dover dare giudizi che possono eccessivamente incidere sulla vulnerabilità appunto del bene. Ecco, per esempio, si fa il rilievo della facciata, si dice: bene, ci sono aggetti, la facciata è a vela o salienti. In base a tutte queste caratteristiche, poi c'è un foglio elettronico chiuso, ovviamente, che fornisce direttamente l'output in termini di presidi e permette sostanzialmente di andare a una valutazione dell'indice di vulnerabilità della singola chiesa senza la necessità di adottare alcun giudizio. E quindi sostanzialmente, ecco, questo è lo strumento che abbiamo, fornire direttamente la previsione degli scenari di danno in termini di curve di fragilità del bene appunto che vogliamo analizzare. Non solo, questa scheda permette anche di capire dove le singole chiese presentano le maggiori fragilità e dove presentano le maggiori protezioni, in maniera tale che per ogni singola chiesa poi è possibile indirizzare i fondi appunto per determinarne eventuali interventi per portare gli indici di vulnerabilità sotto i livelli prestabiliti e quindi cambiare gli scenari di danno previsti. Vado ancora avanti, veloce, come vi dicevo prima, spesso le valutazioni di vulnerabilità a larga scala hanno la necessità di essere affiancate da valutazioni più approfondite. Perché? Perché spesso fanno riferimento a altri campioni, cioè sono stati tarati sulla base di osservazioni condotte su altri campioni diversi dal nostro, con qualche caratteristica diversa dal nostro, e quindi è importante appunto condurre delle analisi che ci fanno capire l'errore che abbiamo commesso. Vi riporto qua velocemente lo studio che abbiamo fatto su una delle chiese danneggiate appunto del terremoto, giusto per far capire quali sono, secondo noi, i metodi appunto che bisogna applicare in questo caso. Vi faccio vedere questo lavoro in cui c'è stato sostanzialmente un LB2, ossia l'applicazione dell'analisi dei singoli macro elementi, dei possibili meccanismi che si possono verificare attraverso analisi cinematiche lineari, che ci permette di capire quando i meccanismi si attivano, e analisi cinematiche non lineari che ci permette di capire come i meccanismi evolvono. E allora, per esempio, abbiamo trovato che cosa? Che sulla chiesa che vi ho fatto vedere poc'anzi,
alcuni dei meccanismi, per esempio i meccanismi arco-colonna, oppure il ribaltamento della facciata, o il meccanismo a cuneo del transetto, dovevano verificarsi al di sotto di un'accelerazione, che abbiamo individuato come accelerazione al sito, che era 0,15G in questo caso, laddove invece appunto altri meccanismi non si dovevano verificare. Ebbene, vi dico che tranne uno di questi meccanismi che vedete sulla destra, tutti i meccanismi che vedete sulla sinistra si sono effettivamente verificati. E con questo, in qualche modo, abbiamo dimostrato che effettivamente la Chiesa, dal punto di vista, nel momento in cui viene interpretato il comportamento sismico tramite analisi cinematica, effettivamente appunto può essere interpretato con una certa affidabilità, perché le analisi cinematiche lineari, che determinano soltanto l'attivazione del meccanismo, effettivamente ci permettono di avere un quadro chiaro di quelli che sono, una volta che stimiamo l'accelerazione attesa al suolo, i meccanismi che possono o meno attivarsi. Non è solo l'attivazione che ci interessa soprattutto lo sviluppo, perché noi a seguito di un terremoto dobbiamo capire se lo spostamento che ha un certo macroelemento è tale che sostanzialmente il macroelemento non è più recuperabile. E questo lo possiamo vedere tramite questo strumento, che è quello proprio di un'analisi cinematica non lineare. In buona sostanza, che cosa si fa? Noto appunto la domanda sismica, qua la vediamo in termini di spettro di spostamento, non è la solita rappresentazione. Abbiamo lo spostamento in ascissa e il periodo secante in ordinata. Nota la curva di capacità, che in realtà diciamo è questa, e viene formata secondo alcuni criteri che ho esposto in certe pubblicazioni, alle quali vi rimando per ovvie ragioni di tempo. Individuato questa curva di capacità su tutti i possibili macroelementi, considerato gli spettri in considerazione del periodo secante che ci aspettiamo per quel dato macroelemento, è possibile stimare qual è lo spostamento che ci dobbiamo aspettare sul macroelemento considerato. Giusto per dirvene uno, la facciata, che era completamente danneggiata, andava ben oltre un terzo dello spessore come apertura della fessura, dove un terzo dello spessore è solitamente lo spessore, lo spostamento in corrispondenza del quale si assume che il macroelemento non ha più, è crollato in sostanza, non ha più capacità. Effettivamente, con questa valutazione appunto era ben preventivabile. Oppure, per esempio, il meccanismo di ribaltamento di questo cuneo, ok? Che non era tanto aperto da, non corrispondeva un'apertura tale da considerare l'elemento collato, ma quasi, sostanzialmente era preventivabile, perché più o meno ci aspettavamo, qua è 210, ma in realtà è qualcosa di meno, perché questo è un meccanismo che si sviluppa in altezza, diciamo tra i 12 e i 15 centimetri di apertura delle fessure. Quindi non solo l'analisi cinematica lineare è uno strumento affidabile per capire se appunto il meccanismo si attiva o meno, quindi per preventivare questo in tempo di pace, ma anche per capire come quel meccanismo sostanzialmente si può sviluppare per terremoti di diversa accelerazione. Questo deve essere una guida, ovviamente, per andare a capire a livello territoriale come indirizzare i fondi per appunto individuare, per mitigare appunto diciamo la vulnerabilità che sono le vulnerabilità dei beni che sono particolarmente gravose appunto in corrispondenza di alcuni macroelementi. Mi sa che sono già oltre il tempo massimo, quindi vi dico anche che oltre all'analisi del meccanismo LV2 si fa anche un'analisi solitamente agli elementi finiti. Ovviamente il campione che stiamo considerando diminuisce via via, man mano che l'analisi diventa più complicata. Sempre sulla chiesa che ho fatto vedere prima, sostanzialmente abbiamo, sulla base di un'identificazione dinamica fatta sul bene danneggiato, abbiamo calibrato un modello degli elementi finiti che abbiamo fatto nascere danneggiato, simulando appunto le lesioni che avevamo durante
appunto l'identificazione dinamica, trovando i modi e sostanzialmente calibrando le caratteristiche del materiale in maniera tale che i modi principali del nostro modello numerico coincidessero con quelli, i modi e le frequenze, con quelle appunto misurate in fase di valutazione. Questo tipo di preanalisi ci permette in qualche modo di avere a che fare con un modello agli elementi finiti, diciamo, attendibile dal punto di vista dei risultati che ci propone. In qualche modo è un modello che matericamente riproduce quello che è nella realtà e anche in termini di comportamento globale produce appunto quello che succede nella realtà. Bene, se abbiamo questo, noi, questo può anche essere fatto per un bene non danneggiato, noi possiamo usare, noto le accelerazioni e lo spettro di accelerazione che ci aspettiamo nel nostro sito, possiamo usare sostanzialmente il modello, in questo caso abbiamo preso il modello che avevamo modellato danneggiato, l'abbiamo rimesso a posto, quindi come se non fosse danneggiato, abbiamo fatto l'analisi, questi modelli potrebbero essere utilizzati con analisi non particolarmente gravose, ma in particolar modo delle analisi di tipo lineare, potrebbero essere usate con una certa affidabilità per poter prevedere in qualche modo il danno. E infatti, facendo delle analisi dinamiche lineari, individuando la distribuzione del danno, anche in questo caso abbiamo capito che con un modello del genere, particolarmente curato, noi l'abbiamo calibrato con delle modellazioni, delle analisi di vibrazione ambientale, quindi particolarmente affidabile da questo punto di vista, pur non applicando delle analisi non lineari che sono eccessivamente gravose dal punto di vista computazionale, sostanzialmente potremmo appunto prevedere in qualche modo dove il danno va a danneggiarsi. Quindi, nonostante un modello che non tiene conto delle non linearità della muratura, che è tutto il comportamento della muratura, però sono modelli che con analisi ben oculate ci permettono di capire che, per esempio, diciamo, la facciata presenta un certo tipo di lesioni vicino alle aperture, in corrispondenza appunto del piede, all'attacco tra campanile e facciata. Queste cose le avremmo potute prevedere. Quindi cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando si fa un'analisi territoriale, le incertezze sono molte, ovviamente. Incertezze innanzitutto perché il campione non è sempre così omogeneo come quello che abbiamo dimostrato. Soprattutto perché a valle, a monte dell'analisi, non c'è quasi mai un terremoto come ce l'abbiamo avuto noi. Ma quelle incertezze possono essere in qualche modo sanate se ci affidiamo a metodi come quello che vi ho descritto poc'anzi, ossia metodi che, sulla base di analisi cinematiche lineari e non lineari, individuano il comportamento fuori dal piano dei singoli macroelementi, e metodi che, sulla base di modelli agli elementi finiti, anche non particolarmente sofisticati, come quello che vi ho fatto anche per mezzo di analisi non particolarmente sofisticate, come quelle che vi ho descritto poc'anzi, il danno in qualche modo può essere in qualche modo previsto. E quindi possiamo concorrere ad aggiustare un pochino quelle curve di fragilità in funzione di questi risultati. Allora, io avrei altre 20 slide da farvi vedere, non ve le faccio vedere ovviamente perché sono già fuori tempo massimo. Ci tenevo, vi avevo fatto vedere un'attività che stiamo facendo in Perù, in questo periodo sotto l'egida dell'UNESCO, è una cosa molto interessante, ma magari ne parliamo un'altra volta, stiamo applicando questi metodi su alcune chiese peruviane che sono molto belle. Ecco, questa è la sintesi di quello che vi ho fatto vedere poc'anzi. Il tempo è finito, quindi diciamo non rubo altro tempo. Ci terrei a far presentare per 5-10 minuti Giorgia, che un pochino diciamo vorrei farci vedere quelle che sono le attività attualmente in corso del nostro gruppo di ricerca che faranno parte della sua tesi di dottorato. Quindi chiudo qui io e vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie mille, professore. Adesso lascio la parola direttamente a Giorgio. Poi ovviamente domande e osservazioni sono qua.
Magari per le domande ci lasciamo, diciamo, gli ultimi 20 minuti, 10, quelli che per creare un dibattito. Sono sempre qua, anche alla fine, non me ne vado. Non so, Giorgia, io non ti sento. No, nemmeno io. Non solo non sentiamo, non vediamo neanche la presentazione. Devi andare sul tasto presenta ora in basso a destra, scegliere la finestra, attivare il volume, sei a posto. Non si sente, prova ad andare in impostazioni sul menu con i tre puntini in basso a destra. Dovresti avere impostazioni microfono e altoparlanti. Adesso mi sentite? Sì, adesso sì. Ok, scusatemi. Volevo innanzitutto ringraziarvi per l'invito, ringraziare anche Claudia per la presentazione. Ora vedete il mio schermo? Sì, adesso sì, lo vediamo bene. Sarò rapidissima. Allora, vi mostro il lavoro che stiamo facendo a seguito del terremoto del Centro Italia. In particolare su un campione di chiese analizzate a seguito delle attività che abbiamo seguito in prima persona di Relus Terremoto Centro Italia, un'attività che praticamente era sotto il controllo del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dei Beni Culturali per effettuare le verifiche di agibilità sui beni monumentali. Abbiamo quindi analizzato il danneggiamento di queste 87 chiese, un campione, diciamo, questa volta abbastanza eterogeneo, quindi non solo a tre navate, con la prevalenza però di una facciata a impianto a navata unica, facciata a spioventi e campanili a vela. Abbiamo innanzitutto analizzato il danneggiamento di queste nostre chiese, abbiamo visto come siano stati maggiormente evidenti i meccanismi fuori piano della facciata, che hanno mostrato la qualità spesso pessima delle chiese analizzate. I meccanismi nel piano di facciata, possiamo vedere queste importanti lesioni a taglio, ad esempio nella chiesa di Santa Giusta a Cortino, e il danneggiamento molto importante anche sulle vele campanarie. Infatti abbiamo notato spesso la rotazione dei piedi dritti delle vele campanarie, con a volte il collasso proprio di uno di essi. Abbiamo quindi effettuato un'analisi sul danneggiamento che ha portato alla definizione di un indice di danno, che è stato poi successivamente confrontato con l'indice di danno proposto dalle linee guida dei beni culturali, e in cui appunto entra in gioco il ROK, che è il peso, come diceva prima il professor Brando, il peso assegnato al macroelemento in base a che questo meccanismo ha sulla stabilità globale della struttura. Abbiamo effettuato un confronto tra l'indice di danno mediante scheda DC e mediante formulazione delle linee guida e abbiamo visto come fondamentalmente i risultati sono abbastanza allineati. Successivamente l'indice di danno ci ha permesso quindi di definire le matrici di probabilità di danno e, come strumento appunto di rappresentazione dello scenario di danno occorso e successivamente abbiamo visto come la binomiale interpreta la distribuzione probabilistica binomiale interpreta bene il comportamento sia per l'intero campione che per il danneggiamento subito nei vari macroelementi. Successivamente, a fine di operare un confronto con i dati dell'osservazione, abbiamo per ciascuna chiesa valutato l'indice di vulnerabilità, quindi in funzione sia delle caratteristiche intrinseche del bene, ma anche della presenza di indicatori di fragilità e di presidi antisismici, così come definito appunto dalle linee guida. Abbiamo poi applicato successivamente la formulazione del danno medio previsto, inserito nella binomiale e calcolato le nostre curve di fragilità, quindi come probabilità di superamento di un determinato livello di danno di K in funzione dell'intensità macrosismica.
Grazie alla messa a disposizione di un database in grado di raccogliere tutte le schede rilevate a seguito degli diversi eventi sismici, è stato possibile ampliare il nostro campione, analizzando quindi anche chiese più vicine all'epicentro, sia quello di agosto che quello di ottobre, che sono quelli su quali ci siamo concentrati maggiormente. Sono state geolocalizzate complessivamente 200 chiese e su queste vogliamo analizzare tre diversi aspetti. Innanzitutto la ripetitività dell'evento sismico, la purezza dell'impianto e gli effetti di sito. Per quanto riguarda la ripetitività dell'evento sismico, queste chiese hanno subito diverse scosse appunto durante tutta la sequenza sismica che ha interessato il centro Italia da agosto 2016 a gennaio 2017. Pertanto stiamo cercando di raccogliere, di prendere informazioni sulle chiese che sono state rilevate in diverse fasi, come ad esempio la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Cerreto di Spoleto, la quale è stata analizzata sia nella prima fase di rilievi che in una seconda fase, quindi sia a ottobre che a dicembre. Altro aspetto importante che stiamo cercando di valutare è la purezza dell'impianto. Come già spiegato dal professor Brando, esistono il campione spesso può essere distinto a seconda delle varie stratificazioni che ha subito nel tempo. Ne è un esempio il caso della chiesa di Santa Maria di Collemaggio all'Aquila, che rappresenta il classico esempio ibrido, cioè ad alta vulnerabilità, in quanto ha subito interventi, soprattutto nella zona absidale, con l'inserimento di cordoni in cemento armato, la quale hanno gravato sicuramente in maniera non positiva sulla struttura. Pertanto vorremmo analizzare le varie stratificazioni e soprattutto gli interventi più diffusi effettuati nel passato anche sulle chiese del centro Italia. Altro aspetto importante è quello degli effetti di sito. Molte chiese oggetto di rilievo si trovano su territori in cui è stata effettuata la microzonazione sismica di terzo livello. Quindi ci stiamo chiedendo quanto sono importanti questi effetti di sito e quanto influiscono sul danneggiamento delle nostre chiese. Ad esempio qui ho riportato la chiesa di Santa Maria Assunta, già gravemente danneggiata dal sisma aquilano, che aveva subito anche in passato altri rimaneggiamenti, infatti il suo interno è in cemento armato, e inoltre questa chiesa si trova su un terreno con fattore di amplificazione molto alto. Pertanto stiamo cercando di valutare questi casi di chiese situate su diversi fattori di amplificazione per vedere come l'effetto di sito amplifica il danneggiamento. Spero di essere stata rapida, grazie per l'attenzione. Grazie mille, rapidissima. E sono state veramente due presentazioni molto interessanti, ricche di spunti che magari possiamo discutere qui, ne abbiamo anche molti punti in comune. Poi adesso procedo infatti con la mia presentazione. Allora... Allora, ditemi se vedete. Sì, perfetto. Vedete in modalità presentazione? Ok. Allora, è tutto chiaro? Sì, ok. Sì, allora. Ok, grazie. La mia presentazione si colloca sulla valutazione del rischio, metodi per la valutazione del rischio con alcune applicazioni al Cultural Heritage. Quindi vorrei innanzitutto fare una premessa soprattutto sulla definizione del rischio, che ha un preciso significato, non è un concetto vago, ma è un qualcosa di misurabile attraverso metodi scientifici ed è un qualcosa che ritroviamo un po' in tutte le discipline, quindi a partire dall'architettura e dall'ingegneria, quindi rischio del danno oppure rischio costi di ricostruzione. Oppure lo troviamo nella disciplina, lo troviamo all'interno delle industrie, delle fabbriche, il rischio infortuni sul lavoro, ma anche il rischio dell'emergenza sanitaria, quella che stiamo insomma un po' vivendo tutti al giorno d'oggi. E quindi è un concetto che appunto ha un significato ben preciso ed è collegato con qualcosa che può accadere o non può accadere. E quindi se volessimo dare una definizione alla valutazione del rischio, possiamo dire che la probabilità di occorrenza di un evento negativo in un certo intervallo di tempo.
e di qui si collegano due concetti fondamentali in questa, nella valutazione del rischio, che sono il concetto di misura e il concetto di incertezze. Con misura perché è importante andare a definire qual è la misura dell'effetto che vogliamo studiare, che vogliamo misurare appunto, e quindi tutto questo rientra in una logica di precisione. L'altro concetto importante e assolutamente da tenere in considerazione è il concetto delle incertezze, perché la probabilità che un evento negativo di una certa intensità arrivi implica che appunto dobbiamo trattare con le incertezze e dobbiamo sapere come descrivere e controllarle. Di qui in basso della slide vedete uno schema che rappresenta nell'asse LX una variabile di controllo, che per esempio nella valutazione del rischio sismico può essere lo spostamento massimo in sommità di un edificio, e nell'asse LY la probabilità di eccedenza. E quindi se entriamo con un certo valore nell'asse LX, ovviamente avremo una certa probabilità di eccedenza che varia a seconda della curva che consideriamo e quindi a seconda della nostra conoscenza del sistema che stiamo valutando. Pertanto, come vi dicevo, la valutazione delle incertezze va a influenzare la valutazione appunto del rischio, e generalmente queste sono classificate in due grandi tipologie, quindi le incertezze aleatorie o intrinseche, che sono quelle incertezze che fanno parte proprio del nostro sistema e che non sono riducibili, quindi è difficile andare a ridurre questo tipo di incertezza. E un esempio può essere appunto l'evento sismico, perché l'evento sismico, diciamo il terremoto, esibisce una natura stocastica che quindi non dipende da una maggiore o minore accuratezza di certe misure, ma di per sé ha un carattere molto irregolare, quindi non è un qualcosa che noi non possiamo controllare. Dall'altro lato abbiamo magari sempre come incertezza, le incertezze intrinseche le troviamo all'interno di una nuova costruzione, perché è un qualcosa che diciamo non sappiamo come sarà fatta e quindi non possiamo andare a intervenire sulle incertezze, quindi non possiamo andare a ridurle. Dall'altro lato abbiamo invece le incertezze epistemiche o riducibili, che sono quelle incertezze invece nelle quali qualcosa per aumentare la nostra conoscenza, e questo per esempio è il caso di una costruzione esistente, dove ad esempio se ci focalizziamo su un parametro come la resistenza del materiale, ovviamente possiamo andare a fare delle misurazioni, degli approfondimenti con delle appunto misure per poter andare a conoscere di più quel parametro, quindi ridurre l'incertezza e pertanto ridurre il nostro rischio, quindi la misura della conseguenza. Pertanto per la valutazione del rischio e quindi del rischio sismico, più affine a me, quindi a noi insomma, entra in un framework, e nel nostro caso è composto, come diceva il professor Brando, dalla pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Però sappiamo che in letteratura molti framework sono disponibili, che sono simili ma non sempre uguali. E quindi per poter condividere i concetti generali e quindi avere un framework comune, è importante entrare in una logica di conoscenza e di definizione di ogni elemento che entra a far parte di questo framework, in modo da testare la valutazione della vulnerabilità e del rischio per specifici casi studio. Quindi adesso vorrei spendere un po' di slide per definire proprio questi concetti principali che entrano nel framework del rischio per poter condividere concetti. E la prima definizione è la definizione dell'oggetto, e generalmente l'oggetto può essere o un singolo artefatto o un sistema complesso che è costituito da parti interconnesse tra loro. E ovviamente la cosa fondamentale è che queste parti, quindi l'oggetto, venga confinato, circoscritto all'inizio dell'analisi. Per adesso spiegare queste definizioni farò esempi che fanno parte di due progetti di ricerca europei. E il primo progetto di ricerca, quindi il primo esempio che userò sempre per aiutarmi a definire questi attori, insomma, che entrano a far parte del framework del rischio, è il progetto ARC, che è un progetto che si occupa di resilienza avanzata per le aree storiche contro gli effetti climatici o altre pericolosità come i terremoti. Dall'altro lato, un altro esempio di progetto europeo è il RISKIT Project, che è un progetto che si occupa di strategie di incremento della resilienza per il rischio costiero.
Quindi se da un lato, quindi nell'esempio 1, quindi del progetto europeo ARC, l'oggetto sono le chiese, quindi le vedete qua, che sono circoscritte, quindi sono diciamo confinate all'arcidiocesi Camerino-San Severino, di qua abbiamo come oggetto, l'oggetto è rappresentato da parti di costa della lunghezza di un metro, e qui nelle due immagini semplicemente sono rappresentate le due diverse pericolosità a cui queste parti di costa sono soggette. Queste chiazze grigie rappresentano l'inondazione, mentre questo tratto azzurro rappresenta l'erosione, ma non scenderò nei dettagli, semplicemente per aiutarci appunto a definire questi concetti. E uno strumento fondamentale per la comunicazione e per la pianificazione sono appunto le mappe, che ci permettono, ecco, come in questo caso, di vedere il nostro oggetto. Passiamo ora a un'altra definizione molto importante, che è quella di conseguenza, conseguenze potenziali. Le conseguenze potenziali sono l'obiettivo del rischio, quindi noi facciamo una valutazione del rischio per valutare le conseguenze potenziali. E quindi possiamo dire che rappresentano, la conseguenza è la perdita potenziale di un bene esposto. E il primo step che dobbiamo affrontare per definire le conseguenze è andarle a definire in maniera qualitativa, ossia avere in mente l'idea della conseguenza che vogliamo andare a valutare. Successivamente dobbiamo poi trovare la misura invece che rappresenta la conseguenza in maniera quantitativa. E generalmente questo passaggio non è sempre un compito facile, perché implica che dobbiamo utilizzare parametri o leggi che non sono sempre disponibili, a seconda insomma della conseguenza che stiamo analizzando. E quando parliamo poi di conseguenze, parliamo anche di analisi di conseguenze e di modelli di conseguenze. E questo dipende dal fatto che se queste sono connesse o no tra loro. Ossia, se abbiamo conseguenze, quindi all'interno di un processo abbiamo conseguenze che non sono collegabili o relazionabili tra loro, esse possono essere studiate separatamente. Nel caso invece in cui queste siano direttamente collegabili tra loro, ossia quando una conseguenza viene stimata e quindi la possiamo chiamare conseguenza primaria e ne derivano altre, si parla di chain effect o domino effect, e quindi andremo a trattare con modelli di conseguenze dove si va a utilizzare un unico parametro per definirle, a definire per prima cosa la conseguenza primaria e poi le conseguenze derivate. Poi parliamo di esposizione. L'esposizione è, come infatti ha accennato anche il professor Brando prima, è un fattore che comunque non è così fondamentale come la conseguenza. Mi spiego meglio. Esso va a rappresentare un po' il numero di abitanti all'interno dell'area che stiamo considerando o la presenza di infrastrutture. E se faccio un esempio, se consideriamo un'area costituita da 2.000 persone, 2.000 abitanti, avremo una certa conseguenza e l'esposizione. Se invece andiamo a considerare una metropoli costituita da 1 milione di abitanti, ovviamente la conseguenza non cambierà, ma ciò che cambia è l'esposizione. E quindi la possiamo intendere come una sorta di fattore di scala che ci va semplicemente a aumentare, quindi a amplificare o ridurre le nostre conseguenze. Quindi, ritornando ai nostri esempi, per aiutarci insomma un po' a comprendere meglio queste definizioni, possiamo dire che nel caso di ARC, quindi dove il nostro oggetto erano le chiese, la conseguenza principale, quindi primaria, è l'indice di danno, e da qui appunto il modello di conseguenze, dove abbiamo delle conseguenze derivate come i costi di riparazione o anche l'indice di perdita economico-artistica o infine anche l'indice di perdita sociale o simbolica. E qua sulla destra un modello dei costi che stiamo appunto sviluppando, ma non scenderò nei dettagli, semplicemente per farvi vedere che nell'asse LX abbiamo l'indice di danno, nell'asse LY i costi di riparazione, e vediamo come questi sono collegati tra loro. Allo stesso modo, nell'esempio 2, ossia l'esempio della valutazione del rischio per aree costiere, anche qui abbiamo modelli di conseguenze, quindi conseguenze dirette, e a queste sono collegate conseguenze indirette. E anche in questo progetto è stato sviluppato un modello di conseguenza dove nell'asse LX abbiamo la profondità dell'acqua, dell'inondazione, e nell'asse LY le conseguenze totali, che sono sempre rappresentate in termini di costi. E ogni curva rappresenta una tipologia di edificio, quindi uffici, edifici pubblici o privati, residenziali. Ok, ora parliamo di pericolosità.
La pericolosità è tutto quello che è fuori dal nostro controllo e quindi la possiamo descrivere come la potenziale occorrenza di un evento negativo che appunto è fuori dal nostro controllo. Quindi la possiamo definire come la causa che arriva al di fuori dell'oggetto. E quindi noi possiamo fare qualcosa per l'oggetto, ma non per l'hazard. Quindi diciamo che delle problematiche vengono fuori quando non andiamo a circoscrivere bene il nostro oggetto. Quindi nell'esempio 1 il nostro hazard può essere un sisma, quindi un evento sismico, mentre nel caso del rischio costiero ovviamente l'hazard, la pericolosità, può essere l'inondazione o l'erosione. Quando poi definiamo la pericolosità, dobbiamo andare a definire due elementi principali che sono le caratteristiche, i parametri caratteristici della nostra pericolosità, perché noi quando arriva ad esempio un evento sismico ovviamente questo ha diverse proprietà e diverse intensità e quindi appunto delle caratteristiche, dei parametri caratteristici qui indicati con H maiuscolo. Allo stesso modo sappiamo che quando questo ad esempio questo evento sismico arriva o qualsiasi altro tipo di pericolosità abbiamo la probabilità che questo avvenga o non avvenga e avvenga in un certo intervallo di tempo, quindi abbiamo un'incertezza sulla sua probabilità di occorrenza e quindi qui indicato con H piccolo. Perciò se torniamo ai nostri esempi possiamo dire che nel caso 1 dove l'oggetto erano le chiese, la pericolosità è rappresentata dal sisma e la caratteristica peculiare può essere l'accelerazione di picco al suolo, mentre la occorrenza, diciamo, di ripetitività, insomma, dell'oggetto, dell'hazard, può essere rappresentata come con la frequenza media per anno. Nel caso invece dell'esempio 2, dove abbiamo la pericolosità, con pericolosità possiamo indicare ad esempio l'inondazione indotta dovuta a tempesta, la caratteristica principale è il water flow dell'acqua, quindi il flusso dell'acqua, scusate, è alla costa, mentre la sua occorrenza è data dal periodo medio di ritorno. E quindi qui vediamo per esempio su questa immagine qua sulla destra, ogni rettangolino rappresenta appunto i pezzettini della costa di un chilometro e cerchiati in rosso sono quelli che hanno questo valore caratteristico più pericoloso, più alto, in tempi di ritorno di 50-100 anni, ma non scenderò nei dettagli, semplicemente per farvi capire un po' questo concetto. Parliamo ora di vulnerabilità. La vulnerabilità alla vulnerabilità non interessa tutto quello che viene nell'hazard, quindi quello che è fuori dal nostro controllo, e non sa nemmeno quali saranno le conseguenze che vogliamo andare a investigare. Quindi possiamo dire che i modelli di vulnerabilità vanno a associare l'hazard alle conseguenze e forniscono degli scenari potenziali. E se vogliamo utilizzare un'equazione possiamo dire che la nostra conseguenza, per esempio, è in funzione della caratteristica della pericolosità considerando il suo fattore di scala, quindi la sua esposizione. Segnalo questa equazione perché se passiamo ora alla definizione del rischio vediamo che l'unica cosa che cambia è l'aggiunta di questa H piccolo che rappresenta l'occorrenza della mia pericolosità. E quindi la misura del rischio mi fornisce le proprietà di ricorrenza della conseguenza e quindi mi va a pesare l'incertezza con la quale arriva la mia pericolosità. Per andare a definire poi la vulnerabilità esistono dei parametri di sensitività e di adattività. I parametri di sensitività sono quei parametri che non possono variare con le azioni umane e quindi sono diciamo intrinseci, strutturali all'interno del sistema. E gli altri parametri invece sono i parametri di adattività, cioè sono i parametri che possono variare con l'azione umana e quindi possono andare a ridurre la mia conseguenza. E qui ho riportato in basso uno schema che rappresenta un po' tutto quello che abbiamo detto finora, quindi l'hazard, che è qualcosa fuori dal mio controllo, il modello della vulnerabilità costituito da parametri di sensitività e di adattività, e da qui appunto le conseguenze. E se consideriamo la probabilità di occorrenza della mia pericolosità, andiamo a ottenere il nostro rischio. Il rischio, ovviamente, modelli di vulnerabilità o matrici di rischio possono essere, è uno strumento molto utile per la definizione della descrizione di sistemi con diverse risposte, proprietà di risposta. Questa può essere fatta in maniera, a sinistra, in maniera più raffinata, quindi utilizzando espressioni analitiche, oppure in maniera più discreta, quindi utilizzando delle classi di vulnerabilità.
E come diceva anche il professor Brando nella sua presentazione, i modelli di vulnerabilità possono essere più o meno raffinati, quindi a partire da un livello 1, quindi meno raffinato, fino a arrivare a un modello a un livello 3, dove si parla di modelli di vulnerabilità definiti oggetto per oggetto. Quindi se torniamo ad esempio al nostro caso delle chiese, ovviamente significa che sarà fatto un modello di vulnerabilità chiesa per chiesa. E qui ecco con i nostri esempi, nel caso di ARC abbiamo un modello di vulnerabilità del livello 2, quindi una risposta di funzione multiparametrica, mentre nel caso del rischio costiero un modello di vulnerabilità a livello 3, quindi un'analisi fatta oggetto per oggetto, quindi molto più raffinata. E qui ecco lo stesso, una rappresentazione con le mappe, questo strumento che ci aiuta a rappresentare proprio le conseguenze, quindi nell'esempio 1 abbiamo la conseguenza principale che è l'indice di danno e la conseguenza derivata che sono i costi di riparazione, mentre qua sulla destra abbiamo una rappresentazione delle perdite economiche dovute alla profondità del livello dell'acqua. Quindi questo giusto per un po' introdurre il quadro e andare a definire questi concetti in modo tale che siano chiari e in modo tale che possiamo condividere il framework. Perciò ora vorrei presentarvi un po' dei risultati del mio progetto di ricerca che sono essenzialmente delle applicazioni e quindi focalizzate sulla vulnerabilità, dove infatti il mio obiettivo è proprio quello di valutare la propagazione delle incertezze nella valutazione del rischio, andando a studiare la variabilità di risposta tra le classi. Cioè, cosa voglio dire? Che ovviamente le classi per valutare la vulnerabilità possono essere più o meno ampie a seconda del livello di raffinatezza che si vuole avere, e da qui quindi avere una variabilità di risposta che può essere ottenuta con modelli di risposta più raffinati o con modelli di risposta più discreti, quindi andando a utilizzare un numero finito di curve di fragilità. Per fare questo quindi ho utilizzato due diversi metodi, abbiamo utilizzato due diversi metodi, il metodo empirico, quindi basato su dati sperimentali, o il modello analitico, quindi basato sull'analisi del campione. Quindi nel primo caso l'oggetto, quindi il nostro campione, è costituito da chiese che sono circoscritte, che sono state circoscritte all'arcidiocesi Camerino-San Severino. Questo però è avvenuto poi in un secondo momento, adesso lo andremo a vedere, perché nel corso dello studio diciamo questo oggetto e questo confinamento dell'oggetto è cambiato, e mentre dall'ambito del metodo analitico si è utilizzato il distretto di Vallicelle, che è un distretto di Camerino, costituito essenzialmente da edifici in cemento armato, e dove il campione appunto è classificato sulla base dell'altezza degli edifici. Quindi partirei proprio dal primo metodo, i cui obiettivi erano quelli di gli obiettivi iniziali di questo lavoro erano quelli di andare a studiare le relazioni tra il danno osservato e l'intensità di scuotimento, per andare un po' a contribuire ai metodi per la valutazione della vulnerabilità. Secondariamente poi abbiamo sviluppato dei modelli empirici predittivi per il danno sismico delle chiese, e quindi siamo andati un po' a sviluppare degli scenari di danno. Perché le chiese abbiamo scelto? Beh, perché come diceva anche il professor Brando all'inizio della sua presentazione, perché rivestono un'importanza molto elevata sia a livello artistico ma anche per le comunità locali, e inoltre perché sono veramente numerose all'interno del nostro territorio, come possiamo vedere da questa immagine che rappresenta il numero di chiese per ogni regione. E a livello strutturale, per valutare la vulnerabilità sismica, sappiamo che la risposta meccanica delle chiese è caratterizzata dal comportamento di macroelementi. Anche qui, come è stato detto ampiamente nell'altra presentazione, macroelementi come le facciate, transetto, abside, che sono caratterizzati appunto da comportamenti sismici indipendenti. Qui vediamo l'heritage di Camerino, quindi giusto per fare una digressione sul centro storico di Camerino, vedere dove è situato e gli edifici da cui è costituito, e il quartiere di Vallicelle che ci servirà poi per vedere l'applicazione del metodo analitico. Questi sono gli edifici danneggiati dal terremoto del 1799, che è stato uno dei primi registrati nella sismicità storica. Terremoto, stessa mappa per edifici danneggiati, terremoto Umbria Marche 97, e qui un confronto a sinistra Umbria Marche 97, a destra Italia Centrale 2016, e vi ho insomma messo queste mappe semplicemente per far vedere che gli edifici che hanno subito
i maggiori danni post sisma 2016 sono gli stessi che erano stati danneggiati sia del terremoto del 97 che del 1799. Quindi anche qua, come detto nella presentazione, l'Italia centrale è composta da faglie attive, quindi attive tuttora, e questa immagine è stata fornita abbiamo preso dal sito dell'INGV, e del sisma del centro Italia, semplicemente queste sono delle mappe di scuotimento che rappresentano i tre principali eventi, post 2016, e il colore dal bianco azzurro fino al rosso rappresenta l'incremento dell'accelerazione di picco al suolo. Quindi cosa è stato fatto dopo la sequenza sismica del centro Italia? Sono state analizzate chiese distribuite nella regione Marche, e ci tengo a sottolineare chiese soltanto danneggiate. Quindi, perché poi vedremo successivamente lo sviluppo del lavoro. E questo database è un database molto numeroso, quindi costituito da 550 chiese che hanno registrato un valore di accelerazione di picco al suolo abbastanza ampio, da 0,02G a 0,56G. E ecco qua, vedete i danni principali del centro storico di Camerino e anche una messa in sicurezza nell'immagine in basso a destra. Quindi, come diceva anche il professor Brando, queste investigazioni sopralluoghi sono stati fatti con le schede per il rilievo di danno dei beni culturali, quindi insieme a ufficiali del MIBACT, ma anche ingegneri strutturisti del RELUIS, sono partiti in queste squadre per andare a compilare queste chiese, quindi soltanto chiese danneggiate. In questa scheda vengono riportati i dati sia generali dell'edificio, ma anche stato di conservazione e i macroelementi potenziali e quelli che si sono attivati. Quindi il discorso dei meccanismi in questa scheda, non ritorno sui meccanismi che sono stati spiegati benissimo dai miei ospiti, quindi 28 meccanismi del macroelemento della facciata, della navata, del transetto, dell'arco trionfale e della cupola, dell'abside, della copertura, quindi anche interazione copertura navata, copertura transetto e copertura abside, meccanismi relativi al macroelemento cappelle e meccanismi relativi al macroelemento torre. Quindi sono stati fatti poi delle analisi statistiche che prevedono i meccanismi possibili, quindi meccanismi possibili appunto si intende se una chiesa ha quel macroelemento, allora il meccanismo è possibile e attivabile se si è attivato con un certo range con un valore da 1 a 5, e abbiamo visto e vediamo che nel nostro campione i meccanismi più ricorrenti sono stati quelli della facciata, delle pareti laterali e interazione navata copertura. Poi qui vediamo una distribuzione del danno medio per ogni meccanismo al variare dell'intensità macrosismica, quindi diciamo che all'incrementare dell'intensità macrosismica ovviamente il livello di danno medio cresce per i meccanismi più ricorrenti. E poi è stata fatta una classificazione tipologica a livello strutturale sulla base della pianta. Quindi abbiamo otto classi che dipendono appunto dalla distribuzione plano-altimetrica, dallo sviluppo plano-altimetrico, quindi dalle chiese a una navata con abside, per poi arrivare alle ultime che di pianta più complessa, quindi pianta greca, ottagonale, ellittica. E su questi istogrammi semplicemente una rappresentazione del trend della distribuzione delle nostre chiese, quindi vediamo che circa il 70% si concentra su chiese a pianta semplice, mentre qua una distribuzione della superficie della pianta, e vediamo che anche qua circa il 70% ha una pianta inferiore a 200 metri quadri. Poi abbiamo fatto queste analisi sullo stato di mantenimento, quindi vediamo che al momento del sopralluogo lo stato di mantenimento, circa il 50% delle chiese aveva uno stato di mantenimento buono. La stessa cosa per il danno strutturale esistente, vediamo che circa la metà erano chiese non danneggiate, per quelle danneggiate hanno riportato un danno limitato. Configurazione del sito, importante poi per studiare i fattori di amplificazione del sito. E l'ultima analisi che è stata fatta è quella sul stato di agibilità, quindi vediamo che il 50% delle chiese è risultato essere inagibile, mentre su questo istogramma sulla destra vediamo che all'aumentare dell'intensità macrosismica ovviamente la colonnina diventa tutta rossa, ossia tutte le chiese sono inagibili ovviamente. Poi
poi è stato descritto il danno, sia in maniera discreta che in maniera continua. In maniera discreta, quindi, è stato definito un numero finito di livelli di danno, da 1 a 5, quindi danno leggero fino a collasso, con l'obiettivo di andare proprio a definire delle curve di fragilità. Dall'altro lato è stato poi descritto il danno in maniera continua grazie all'indice di danno, che è definito appunto continuamente nel range 0,1, con l'obiettivo di andare a definire una funzione di risposta probabilistica. Per fare questo, la formula presente in letteratura, dove NM è il numero degli stati limite, numero dei meccanismi, 28, e quindi anche questa associazione grazie alla letteratura, alla Gomarzino e Podestà 2004. E poi quindi con il nostro approccio discreto abbiamo costruito le nostre curve di fragilità, dove indicano insomma proprio la probabilità di superamento di un certo livello di danno, perciò questo significa che se entriamo con un livello di accelerazione 0,4G, andiamo sulla curva rossa che rappresenta un livello di danno 4, la probabilità di superamento sarà circa del 3%. E da qui poi abbiamo ottenuto la risposta media andando a conoscere le densità di probabilità trasversali ad ogni intensità sismica. Abbiamo fatto poi la stessa cosa in maniera continua, quindi con un approccio continuo, e abbiamo ottenuto direttamente la risposta media, dove qui non ho detto nel grafico prima, ovviamente ogni pallino rappresenta ogni chiesa, quindi il valore dell'accelerazione di ogni chiesa e il suo danno medio. E abbiamo sovrapposto questi risultati, vedendo comunque un buon agreement. Però ci siamo resi conto che tutto questo lavoro è un lavoro fatto condizionato al danno. Quindi il campione, il nostro oggetto, è costituito soltanto da chiese danneggiate. Quindi questa rappresenta una sorta di limitazione del nostro lavoro. Pertanto abbiamo ricostruito un nuovo database, ricircoscritto, riconfinato il nostro oggetto in chiese soltanto l'arcidiocesi Camerino San Severino, ma chiese che siamo andati a considerare tutte le chiese, quindi chiese danneggiate, non danneggiate e collassate. E vediamo qua sulla sinistra infatti la distribuzione di queste chiese, non danneggiato nero, collassato rosso e danneggiate blu, e sulla destra semplicemente una rappresentazione delle chiese che hanno subito interventi post Umbria Marche 97 e quelle che non hanno subito. E quindi abbiamo un nuovo modello probabilistico, non scendo nei dettagli per spiegarlo, ma semplicemente voglio dire che in questo modello vengono considerate le chiese che hanno avuto danno uguale a zero, quindi non danneggiate, le chiese che hanno avuto un danno compreso tra 0 e 1, esclusi gli estremi, e le chiese che hanno avuto un danno uguale a 1, quindi le chiese collassate. Abbiamo costruito quindi le nostre cumulative density function, quindi le probabilità cumulate, le probabilità di densità, e da questo abbiamo dedotto le nostre curve di fragilità andando a scegliere diverse espressioni matematiche per poterle rappresentare. E quindi la cosa che ci tengo a sottolineare è poi cosa abbiamo fatto. Abbiamo applicato questo nostro modello, cioè abbiamo simulato un evento e abbiamo ottenuto quindi la nostra mappa delle conseguenze. In questo caso qui rappresentata la conseguenza primaria, cioè dell'indice di danno. Quindi questo per quanto riguarda il metodo empirico. Per quanto riguarda invece il metodo analitico, l'obiettivo è stato quello di avere una metodologia che fosse utile per la ricostruzione e poi poterla comparare con il danno osservato. Questo perché comunque l'importanza di avere modelli affidabili è diventata veramente vitale, cruciale, perché è importante andare a valutare le conseguenze, è importante andare a fare una prevention planning, ma anche un'organizzazione dell'emergenza. E quindi questo lavoro ha voluto un po' andare a valutare le perdite con un modello analitico, compararle con il danno osservato per poter poi validare i risultati. Quindi, come vi dicevo, abbiamo scelto il distretto di Vallicelle, che è un distretto di Camerino. Perché? Prima ragione perché, come vedete, i danni sono stati molti, presenti sia le parti non strutturali che strutturali. Perché sono stati fatti degli studi di microzonazione sismica, ossia di studi di amplificazione dell'accelerazione una volta che arriva il sisma dovuta al suolo, e quindi sono stati considerati tre range di periodo, quindi il primo range, il secondo range e terzo range, e in ognuno di questi range di periodo sono state identificate tre sottoaree
dove avevamo l'area 1 un fattore di amplificazione più elevato e area 2 e 3 un fattore di amplificazione più basso. Quindi se per esempio il nostro edificio fosse nell'area 1, ovviamente l'accelerazione avrebbe un'amplificazione di 2.8. Infine, perché la maggior parte degli edifici del quartiere di Valdicelle sono edifici costruiti in cemento armato secondo una normativa presismica. E quindi è stato possibile creare delle classi di vulnerabilità sismica a seconda dell'altezza di questi edifici. Quindi edifici bassi, medi ed alti, qui rappresentata la distribuzione nella mappa, e ad ognuna di queste classi di vulnerabilità è stato associato un range di periodo, gli stessi range che abbiamo visto prima nella microzonazione sismica. Questo perché? Perché quindi nel nostro framework del rischio, partendo dall'analisi di pericolosità, abbiamo usato una legge diciamo esponenziale descritta da Cornell, dove abbiamo stimato i parametri K0 e K su due livelli di stati limite, quindi danno e collasso, quindi se la curva rossa è la nostra curva di riferimento, poi questa curva è stata amplificata, quindi diventata quella blu, a seconda di questi fattori di amplificazione, quindi a seconda della tipologia di edificio, basso, medio o alto, e a seconda dell'area dove questo edificio si trovava. Poi abbiamo scelto delle curve di fragilità prese dalla letteratura per edifici bassi, medi ed alti, per due stati limite, danno e collasso, ed ecco qua i nostri risultati. Quindi abbiamo nella mappa qua a sinistra rappresentato le perdite medianno attese in percentuale, e qui vediamo che raggiungiamo un valore di 3.24 per cento di perdita all'anno, e questi invece sono i costi totali di ricostruzione che prevedono anche la grandezza dell'edificio. E poi ultimo step, abbiamo semplicemente per validare questi risultati abbiamo comparati con il danno osservato. Quindi se questi erano sulla destra i nostri risultati del modello numerico, sulla sinistra e sono i risultati derivanti dall'osservazione del danno, e vediamo che soprattutto per edifici per esempio A, B, C, D sono gli edifici che hanno avuto un danno maggiore, quindi tra livello 3 e 4, e abbiamo una similitudine quindi tra il danno, cioè tra il valore delle perdite che proviene dal nostro modello analitico. Perché non c'è una perfetta coincidenza? Beh, per il discorso delle incertezze che facevamo all'inizio, per il discorso che abbiamo scelto, per esempio, delle curve di fragilità che sono giuste per una classe di edificio, ma ovviamente poi c'è la variabilità edificio-edificio all'interno della stessa classe. E quindi, ecco, quello che stiamo facendo in questo momento è capire quanto quel numerino delle perdite medio anno attese può più o meno variare, quali sono i parametri pensare maggiormente la curva di fragilità e anche quanto l'hazard conta in questi studi di incertezza e di variabilità. Io vi ringrazio a tutti per l'attenzione, scusate per il piccolo disguido della connessione, non so perché, spero di essere stata non troppo veloce e che insomma siete riusciti ad ascoltare. Grazie a tutti. Adesso non so se... Allora, interrompo. Vorrei un attimo... magari lasciare la parola al professor Dall'Asta o al professor Leoni se vogliono. Va bene, mi sentite? Sì, professore. Sentiamo. Allora, intanto vi ringrazio tutti perché così oggi pomeriggio ci avete organizzato un bel pomeriggio sia voi che chi vi ha preceduto. Un bel pomeriggio dove tutto sommato ci avete dato anche riscontro di quanto, soprattutto adesso ho seguito più il vostro, quanto il nostro mestiere, quello del ricercatore, sia un mestiere sicuramente non facile, ma spesso scomodo, perché se è vero che i ricercatori sono chiamati a fare modelli della realtà, nella nostra situazione questo mestiere è scomodo perché non possiamo avere quando vogliamo il riscontro sperimentale, no? Questo è il nostro mestiere, niente di più e niente di meno. Ma il laboratorio vero non lo governiamo noi, il laboratorio vero lo governa la natura, che ogni tanto ci dà occasione di capire se i nostri ragionamenti sono veri o non sono veri quando arrivano i terremoti, ma sono vicende episodiche. E quindi ho apprezzato anche la nota di Claudio all'inizio, quando ci ha rimesso un po' tutti in riga, ricordandoci cos'è il rischio, ricordandoci quanto i nostri modelli devono tener conto delle incertezze che noi abbiamo
sul dato che stiamo osservando e quanto queste incertezze poi si riflettono sull'esito finale, quando voi fate delle valutazioni di rischio, alla fine arrivate a delle conclusioni che possono essere molto diverse in base alla capacità che con le vostre tecniche avete di gestire la parte incognita o poco nota del modello. Ecco, a questo punto, arrivato a questo punto, e diciamo, avendo questo grande apprezzamento per la raffinatezza anche di certi lavori, di certi strumenti che sono usati in queste valutazioni di rischio, poi vi rimane un po' il dubbio su quanto siamo capaci tutti noi di comunicare questi aspetti al mondo esterno in modo tale che possano essere presi in considerazione, soprattutto da chi poi è chiamato a seguire dei processi decisionali, dove vorrebbe che il mondo fosse tutto bianco, nero, 0-1 e tante volte non, no, quasi sempre non è capace di gestire queste informazioni di natura scientifica, ma che se non riusciamo a tradurla nella maniera giusta, poi può rimanere così un'ottima cosa, ma che non riesce a tradurre il benefico effetto, diciamo, sulla comunità come tutti noi vorremmo. Graziano, non so, vuoi aggiungere qualcosa? No, io più che altro nell'ascoltare queste presentazioni, a partire da quella di Giuseppe e la sua collaboratrice Claudia, ho pensato un po' a da dove venivamo come ricercatori, no? Eravamo abituati a modellare i sistemi da un punto di vista deterministico, in sostanza, sfruttando dove possibile le prove sperimentali di laboratorio. Qui, diciamo, l'ingegneria sismica quindi ha abbandonato ormai un modo di lavorare che, se vogliamo, ha esplorato un po' tutto. Ecco, se vogliamo, diciamo, la ricerca si sta orientando verso quei temi che sono più di interesse per la società e che richiedono degli strumenti che sono completamente diversi. Quindi saper gestire le incertezze, per quanto rischioso, scusate il gioco di parole, visto che stiamo parlando di rischio, per quanto rischioso possa essere poi mettere in mano certi risultati a chi li deve comunicare, se non siamo noi a farlo, purtroppo insomma, c'è sempre il rischio di essere fraintesi. E anche se vogliamo, il modo di comprendere dati sperimentali, forse con modelli che sono modelli non più matematici o meccanici come eravamo abituati a fare, ma sono modelli basati su empirismo, in sostanza, no? Quindi come se si stesse un po' tornando all'osservazione, all'interpretazione dell'osservazione pura. Ritengo che siano però temi assolutamente attuali, perché senza di questi non si riescono a fare le scelte politiche che oggi, come ci rendiamo conto, sono assolutamente attuali. Quindi ecco, più che altro, ecco, queste considerazioni mi frullavano in testa. La qualità di quello che abbiamo visto, secondo me, è molto elevata. Non mi sento di aggiungere altro. Ringrazio tutti per chi ha organizzato e chi ha partecipato. Perché chi ha partecipato, ringrazio per Giuseppe e Giorgia, insomma, che sono stati con noi un pomeriggio intero. Penso che siano assolutamente da ringraziare. Un bel pomeriggio. magari dobbiamo continuare a confrontarci anche. Man mano che passa il tempo, man mano che aggiorniamo i risultati, per vedere, ecco, se riusciamo a trovare gli uni e gli altri conferma dei risultati che via via otteniamo, perché ha ragione sia il professor Ballastro che il professor Leone. Non è semplice, insomma, pensare di dover prevedere sul rischio poi di prendere le cantonate, no? Soprattutto io vedo Claudia, insomma, ti stai spingendo a prevedere le perdite. Che qua a Pescara stiamo cercando adesso di orientarci verso
la previsione dei periodi di recupero, no? Proprio per chiudere il cerchio sulla resilienza. Quello è, ci sono talmente tante incertezze in più, in cui entra in gioco anche semplicemente la burocrazia comunale, per dire che veramente se parliamo di periodi di recupero cominciamo a entrare in un mondo che non è incerto, è casuale. Dai 2 ai 10 anni quelle cose. Però ecco, riprendendo un pochino la considerazione fatta da Andrea, cioè, la questione reale è anche che noi siamo un paese che nel giro di 2 mesi è dimenticato una pandemia. se ne è ricordato 2 mesi dopo, cioè siamo un paese che purtroppo vive delle emergenze e che purtroppo, nonostante gli sforzi di tutti, che la comunità scientifica ormai è tutta orientata in questa direzione, però la verità è che io non direi neanche la politica, ma le persone sostanzialmente non riescono più a comprendere che il rischio è qualcosa che va gestito giorno per giorno, non ad emergenza avvenuta. Io faccio sempre l'esempio, io ho mio padre che è un vecchio ingegnere calabrese che si trova nella zona più sismica d'Italia e nonostante questo si comprende, ha una sensibilità, però poi quando si va in cantiere l'importanza del dettaglio, per esempio sull'edificio in cemento armato, ogni tanto lo perde, quindi ogni tanto ci litigo per questo, però diciamo. Però anche gli ingegneri spesso dovrebbero essere, insomma, dovrebbero supportarci in questo sforzo, non solo i ricercatori. Grazie professore. Non so, Claudia, se vuoi salutare, chiudere. Sì, se io... ci sono altri interventi. No, se c'è qualche intervento, volentieri, dai. No, io volevo sapere, vabbè, una curiosità, ecco, che adesso il professor Brando mi ha detto che state studiando un po' il discorso conseguenze, perdite, volevo sapere se poi lo applicate anche al discorso chiese o se state... No, in realtà, guarda, ti dico le cose come stanno. Stiamo cercando con molta fatica, a proposito delle incertezze, da un paio di anni di avere dei dati dagli uffici speciali della ricostruzione, sia dell'Aquila che del cratere dell'Aquila, perché là ovviamente i cantieri all'Aquila alcuni sono anche conclusi, negli altri abbiamo gli stati di avanzamento. Quindi l'idea, e in più avendo i contatti col comune, stiamo vedendo le attività economiche come riprendono. Stiamo cercando di fare questo lavoro che è difficilissimo, nel senso che noi a oggi abbiamo pochissimi dati, nonostante abbiamo messo in campo la cavalleria, nel senso abbiamo l'Università dell'Aquila che ci sta aiutando a fare questo, abbiamo i contatti con la protezione civile regionale, non si riesce a fare niente. è tutto, diciamo, abbastanza aleatorio, perché noi in qualche modo vorremmo calibrare un modello di resilienza, per quanto è molto incerto, però non si riesce a fare questo. Per quanto riguarda le chiese, invece, potrebbe essere più semplice come sforzo, effettivamente, però là, come dire, entrano in gioco altri fattori, cioè effettivamente la curia che gestisce l'influenza del prete sul politico, cioè ci sono altre questioni che sarebbe interessante indagare, insomma. È un po' lottare contro i mulini a vento quando si va verso... E noi ci siamo imbattuti. Assolutamente. No, per la costruzione del database, quindi insomma ci abbiamo avuto anche noi... Sì. Giorgia lo sa, perché in questi giorni sta soffrendo molto il numero di chiese che le chiedo via via di mettere dentro il campione, insomma. Ci sono molte difficoltà, soprattutto poi, ecco, Giorgia ha detto che stiamo cercando di vedere, per esempio, come la sequenza sismica ha giocato sulle chiese. Là, per esempio, dobbiamo andare a prenderci tutte le schede, cercare di ricostruire, capire. Insomma, sì, effettivamente è una lotta contro i mulini a vento, spesso, che non dà risultati, però cerchiamo di fare gli eroi, insomma, poi vediamo. No, infatti immagino, insomma, anche perché per noi lo stesso è stato comunque un lavoro lungo, complesso, cioè, con le sue difficoltà, ecco, quindi... va bene, non so se ci sono altre domande, non si è presente qualcuno in chat, no, nessuno, ok.
Va bene, io quindi non so, vi ringrazio tutti.